Ciao, sono Tash. E io sono Sam J. E questo è Casual Nerd e oggi vogliamo svelarvi una cosa. Ebbene sì, facciamo parte dello staff tecnico dell'Isola dei Famosi 2018. E questi sono i nostri dietro le quinte. Ma partiamo subito con il video più inflazionato dell'Isola dei Famosi. La Cipriani alle prese con l'elicottero. Ma va! Ma digli al pilota di dargli una botta secca che viene da sola! Aspetta. Ma è una cosa, ciao mamma, stai tranquilla, l'hanno fatto tutti! Manuel, ma cos'è che ha chiesto? Aiuto la casa, quella lì? La mamma? Ma sarà un po' spaventata, sarà altissimo. Tanto non ha le cuffie. Allora facciamo una cosa, guarda che bassissimo! Sì, beh, altissimo, altissimo come Krillin. Manuel, Manuel, abbacco l'elicottero, che la Cipriani non riesce a cablare il mungere e il mojito e... Buttala giù, cazzo, Manuel, buttala giù! Va bene, ok, abbiamo visto la scena dell'elicottero, ma rimanendo sempre in tema Cipriani, perché non raccontiamo quello che abbiamo visto la notte in cui a lei scappava la cacca? Tantissima cacca. Dai, sbrigati però. Ma dove vado? Non vedo che... Ma va! Ma dai, ragazzi! No, vedi tra le piante dove stavi prima. Amore, non vedo niente. Ho mal di pancia. Se uno dice che non sta bene, non è perché lo vuole fare apposta. Infatti non sto bene di stomaco, capito? Avrà preso la carta igienica? Sì, sì, l'ho data io. Ne vuole ancora? Sì, sì, della litigata di Nadia Rosa per il cocco, cioè, diciamo che quello? Era ancora da tagliare, l'avete fatta la bolletta? Ma che cazzo dici, stavamo mangiando, era saltato un pezzo, e ha detto questo ma che roba, per un pezzo di cocco, sono 3 giorni su un'isola e si ammazzano per un pezzo di cocco. Sì, lascia litigare, ma meno male che non sanno che... Che cosa? Cosa? Il cocco. Ce l'ho qua io. Dai! Dai, allora lascia litigare. Andiamo a mangiarci il cocco. Però, uno dei miei preferiti rimane Giucas Casella. Grande Giucas. Grande alito. Senti, Giucas, con tutto il bene che ti voglio. Sì, per la nostra salvezza, capito? Dormo vicino a te, credimi, si sente ancora il polpo di 2 giorni fa. No, te lo giuro, sono sincera, ormai siamo in confidenza, veramente. Ma cos'è che c'è da lamentarsi sempre da Cipriani? Che grazie a Giucas... E al suo polpo. Crudo. Cioè, stanotte le zanzare non ci hanno minimamente toccato. Grazie a lui. Stavo per Dio. Guarda, con quell'alito... Fresco. Dai. Altan. Ma per concludere, possiamo non parlare di Francesco Monte? Dai, poverino, sai che... In quel momento che io ero lì e abbiamo parlato un pochino. Io e Francesco ci siamo lasciati entrambi da poco con le nostre ex fidanzate. È stata una storia bellissima, però forse era il momento giusto per riprendere in mano la mia vita. In cuor tuo lo senti. Mentre che ti prendi o ci prendiamo in giro con la testa, lo senti, lo sai, senti? Cos'è da piangere? Cos'ha? Cos'ha? L'ex che l'ha tradito in diretta nazionale con un soffocotto in TV. Davvero? E quell'altro che lo consola invece? Chissà cosa ha fatto per lui. Ma sai il numero? Di chi? Della Sicilia. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like qua sotto, iscriviti al canale e segna la campanellina. E se conosci qualcuno che guarda l'Isola dei Famosi, canito, condividi questo video insieme a lui. Seguici sui social, il link in descrizione. Alla prossima. Sara, devi dire qualcosa a te? Sento la battuta, Sì, ok. Facciamola. Aspetta, adesso non posso ridere, però. Ma
cosa sta facendo adesso? Cosa sta facendo? Manuel! Manuel, ha chiesto aiuto da casa? Ma cos'è? Ma... non lo so io. Non si ricorda più la battuta. Non si ricorda più la battuta, Sam. Sai che si lamenta sempre la Cipriani? Che guarda, dovrebbe baciargli il culo. Cioè, grazie a Giucas stanotte. E al suo polpo. Grazie all'alito. Quando è seduto è Giucas. Cioè, si mette in piedi è Giucas. Se questo video.